Giordano Angi, le cose che non dico, state ascoltando Roma di Giorno, questo è il programma che vi racconta la giornata della capitale con me Marco Napoleoni e con la sostituzione ormai sempre più frequente tra Chiara e Lucas DJ in regia. Dobbiamo parlare di sostenibilità, di progetti belli, di cose che ci piacciono e di persone soprattutto che, al di là delle tante chiacchiere che facciamo in onda, poi si spendono per creare dei progetti che siano sostenibili, che aiutino anche persone che sono più in difficoltà. E ho il piacere di avere ospite con me Beatrice Busiderio, che è founder di Eti Catering. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno, allora parliamo di una realtà che vorrei ci raccontasse lei in prima persona, perché raccoglie tanti mondi, raccoglie tanti ambiti che appunto vanno dalla sostenibilità a livello ambientale anche all'inclusione, come dire, è un modo di fare anche impresa molto, molto particolare e molto secondo me da premiare, quindi senza che magari io sbaglio qualcosa e magari trascuro qualche cosa che invece per voi è importantissima, lascio direttamente a te la parola per una presentazione iniziale e poi voglio farti alcune domande. Grazie Marco. Allora, quest'anno c'è da dire, ci tengo al rilancio di Eti Catering post-Covid e ce l'abbiamo messa tutta per rimetterci in gioco con anche nuovi progetti. Eti Catering in breve nasce comunque nel 2014 dopo aver conosciuto ad una fiera etica a Parigi e non in Italia tutta una serie di prodotti di eccellenza enogastronomici italiani provenienti da laboratori delle carceri, che noi in Italia ne abbiamo tanti, forse la gente non lo sa, ma abbiamo tanti laboratori appunto dislocati tra l'Italia del nord, centro e sud, e dei quali io mi sono innamorata e organizzavo già eventi, matrimoni in particolare ed eventi aziendali, supportata da Magnolia Eventi, e quindi ho avuto quest'idea di inserire prodotti provenienti sia dalle realtà dei laboratori delle carceri che da terreni confiscati alle mafie, quindi che poi questi ultimi provengono da territori insomma dove i prodotti sono tipici della cucina mediterranea, quindi Calabria, Campania, Sicilia, e così nasce all'inizio l'idea di Eti Catering. Poi via via si è sempre un po', come dire, sviluppata andando poi verso l'inclusione sociale, quindi in particolare quest'anno è un anno importante perché abbiamo creato un ponte con il carcere di Velletri, di cui noi siamo territorio, insomma siamo qui nel territorio dei Castelli, e dove grazie a una giornalista che mi ha messo in contatto con il carcere e con la direttrice e tutto lo staff, stiamo attivando dei colloqui con detenuti che sono stati formati in particolare a Velletri dall'Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi, e quindi stiamo cercando di, già ne abbiamo assunti due, di dare lavoro a questi spesso giovani ragazzi che sì, avranno anche sbagliato, ma che comunque hanno stradiritto anche loro, come tutti, ad una seconda chance. No, è vero, poi è una cosa che poi noi ci siamo conosciuti qualche giorno fa, tra l'altro a un evento proprio qui dietro a Cantina Mena, perché c'era uno di questi ragazzi che poi faceva il barman e ha fatto dei cocktail, tra l'altro straordinari, proprio con dei prodotti locali. Però quello che ti volevo chiedere è, ti sei accorta di tutto questo a Parigi? A me è capitato la stessa cosa con il mondo del cinema, ad esempio. Io sono andato a una mostra del cinema internazionale tutta incentrata sull'Italia, sui film italiani, sul rilancio dei film italiani, e in Italia non c'era nessuno che desse la stessa visibilità a questi film. Mi sembra che sia successa più o meno la stessa cosa. Esatto Marco, esatto. Continuano ancora queste cose all'estero? Cioè, nel senso, c'è una rete che va oltre l'Italia? C'è ancora per esempio a Parigi chi promuove i prodotti italiani in questo senso? C'è ancora questa realtà?
Guarda, io mi trovavo lì perché la mia ex socia, nonché grande amica, appunto aveva aperto un bistrò etico a Parigi e quindi avendo con me conosciuto questi prodotti lì. Purtroppo poi lei si è dovuta ritrasferire a Roma e abbiamo poi creato insieme Eticatering. Ora non so lì come vada ancora il discorso perché noi siamo io sono talmente concentrata su qui per cui non Però so quanto siano c'è conosciuti. più sensibilità all'estero su certe tematiche o stiamo recuperando? Perché a me è sembrato sempre che fuori ci sia più inclusività, più inclusione e anche più attenzione forse alla qualità di alcuni prodotti. Però mi sembra che questo gap lo stiamo un po' Guarda, ricucendo ultimamente. sì, assolutamente. Poi ti dico comunque una cosa, che rispetto ad altri carceri, a parte che tu stai parlando giustamente di sensibilità delle persone, no? Che se ti posso aprire e chiudere una parentesi, anche dalle richieste che ricevo io, la maggior parte, molte mi arrivano anche da Milano, Torino e pochissime dal sud, dove invece sono presenti questi laboratori, perché se tu pensi, noi quest'anno abbiamo acquisito, grazie all'economia carceraria, questo e-commerce anche che si è venuto a creare qui su Roma, dove si possono acquistare questi prodotti, noi abbiamo tantissimi laboratori presenti proprio, ecco, c'è il carcere del Lucciardone che produce questa pasta molto buona. Oppure fresco di galera, i vini freschi di galera che si producono nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. E però questo, come dire, fa contrasto poi con poi i clienti che veramente ci cercano, che molti vengono dal nord, No, è interessante da registrare anche perché è uno spaccato di mercato che è comunque significativo, nel senso sì. che ci racconta un po' una realtà che è quella italiana che come al solito si muove in due modi molto distinti e quasi all'opposto. Però, insomma, il fatto che ci sia Esatto. un'apertura e che comunque questo mondo stia anche arrivando verso il basso, perché se già è arrivato da queste parti, vuol dire che comunque anche a livello geografico si sta espandendo anche da queste parti, arriverà magari presto anche ad essere conosciuto di più al sud. Quindi è anche grazie a questi, secondo me, collegamenti e queste interviste che la cosa poi può allargarsi e tante persone che magari erano all'oscuro di queste realtà poi magari possono avvicinarsi con magari meno pregiudizi. Io non conoscevo nulla di tutto questo e ci sono capitato per caso, chiaramente, no? Però mi faceva piacere appunto perché è una Esatto. realtà che immagino sia in crescita, poterla comunicare al meglio. E per trovarti, per avere dei tuoi riferimenti di Eticatering, chiaramente c'è un sito, c'è una pagina, come funziona? Sì, noi abbiamo un sito, tra l'altro nuovo, vi invito a visitarlo, è www.eticatering.it. E abbiamo la pagina Instagram da abbastanza poco tempo, seguiteci e la pagina Facebook. Va bene, Beatrice, io ti devo salutare. I riferimenti li abbiamo dati, una descrizione della vostra realtà l'abbiamo fatta. Poi magari ci torneremo ad aggiornare nelle prossime settimane, quando ci saranno future iniziative. Grazie a Beatrice Busiderio, che è founder di Eticatering. Insomma, chiunque volesse avere maggiori informazioni sono facilissimi da trovare sul web. Grazie, grazie veramente e buona giornata. Proseguiamo Grazie a tutti, grazie Marco. con la musica. C'è Timbaland, The Way I Am.